Ciao Marconi! Ciao. Senti, è cominciato il Festival Blues. Sì. Blues Festival. Blues Festival. Blues Festival. Pistoia Festival. Perfetto. Ci siamo già trovati d'accordo sul titolo. 35 anni di musica a Pistoia. Ma cosa ti aspetti da questa edizione? Da questa edizione mi aspetto del rinnovamento. Infatti non c'è B.B. King quest'anno. Non c'è B.B. King, è vero. Non c'è B.B. King, però stasera c'è Robert Plant. Ieri sera Negramaro è stata una parentesi... Nazional popolare? Nazional popolare, popolare. Sì, aspetta, ti cambio lo sfondo perché lo... Ecco, vabbè, più così, troppo. Nazional popolare. Sì, stasera vedremo un pochino che succede. Che c'è questo grande Robert Plant e lui. E ci siamo. In grande forma. Domani sera, Lip Perry, che è uno dei fondatori della musica reggae, veramente, lui ha scritto le canzoni per Bob Marley. E nonostante a Pistoia magari neanche nessuno sa chi è un personaggio che ha 80 anni, è una vita che porta avanti le buone vibrazioni, un po' mattarello, un po' parecchio mattarello. E poi dopo Zion Train, vediamo un po' che succede domani sera, sono molto curioso di questa serata. E quindi poi ci racconterai giorno giorno come sta andando? Poi vi racconterò giorno giorno, ieri sera a Negramaro vi posso raccontare solo l'esterno perché non sono entrato. Ecco, che esterno hai visto? Cioè c'è la vita che ci dovrebbe essere l'esterno, per... Lo sai, ieri sera era parecchio strano perché non c'erano le solite bancarelle del blues, perché... E le bancarelle ci sono da stasera, però c'era un sacco di gente, tantissimo. Le Gramaro mi hanno detto hanno fatto 6.000 persone, che veramente per Pistoia è un bel record. E sicché vuol dire che 6.000 persone gli piace le Gramaro, perché tra l'altro ho anche visto che molta gente felice all'uscita, tutti contenti, bello. Ho sentito anche oggi gente che sono piaciuti tantissimo. A me personalmente non mi piacciono molto perché sono un po' troppo. Un po' troppo lamentosi. E infatti non sei andato a vederli. Infatti non sono andato a vederli. Però stasera Robert Plant mi sa che tirerà fuori la sua vecchia grinta. Senti, e poi, vabbè, in questi giorni ci racconterai di questa musica in Piazza del Duomo, ci dirai anche i prossimi tuoi programmi, perché le tue tournée internazionali stanno andando... Le tournée stanno andando alla grande, quest'altra settimana siamo in Sardegna al Fordongianus Reggae Festival. Ora mi stanno scrivendo se scendo in Sicilia a agosto, vediamo se si scende, la Sicilia è il posto più bello insieme alla Toscana in Italia. E bene. Senti, qualche puntatina oltre Atlantico è in programma? Qualche puntatina oltre Atlantico è in programma per ottobre-novembre. Benissimo. No, è sempre un segreto, eh? No, non lo diciamo a nessuno, Marco. Allora niente, ci vediamo domani, ci racconti la musica di Piazza del Duomo. Yeah. Ciao Marco, grazie. Ciao.